Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, oggi vi faccio vedere i cabochon in resina che ho realizzato e che mi sono rimasti. Perché ieri sera ho postato la foto su due gruppi, in due gruppi su Facebook e comunque sono piaciuti. Quindi già mi è stato chiesto quanto misurano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ho deciso di fare questo video solamente per farvi vedere i cabochon. Allora, partiamo da quelli più piccolini. Partiamo da quelli lisci, senza sfaccettature. E quindi abbiamo questi due che sono neri con questo bellissimo pigmento bronzo e questi sono all'incirca 20 mm. Poi queste sono le gocce realizzate sempre con questo bellissimo pigmento bronzo e poi la resina colorata di nero. Allora, le gocce misurano 25 x 17. Ecco qua, quindi abbiamo anche le gocce. Aspettate, faccio vedere. 25. Aspettate. 17 e 41, comunque quasi 18. Aspettate, se ho misurato bene. Ah no, 17 e 29, ok, perfetto. Quindi questi sono quelli lisci senza sfaccettature. Poi ci sono questi che sono quelli un po' più piccolini, sfaccettati. Questi sono neri e argento. Poi c'è questo rosa, questo nero e queste macchie rosa, come qui. Poi c'è questo che è un colore pieno, eccolo qui. E vabbè, il retro comunque l'ho fatto con l'argento. Comunque, questo è un colore pieno, mentre questo qui è lo stesso pigmento, ma leggermente più chiaro. E in trasparenza si vede il fondo argento. E poi ho realizzato questo che è oro e nero. Adesso vi dico quanto misurano questi cabochon, perché questi sono più piccolini, questi sono leggermente più grandi. Allora, questa è la misura del cabochon più piccolo, quasi diciamo un 23 e mezzo. Adesso misuro questi 25 mm. Ok, adesso sono rimasti questi più grandi. Ve li faccio vedere. Allora, c'è questo qui rosso e il retro è nero. Questi sono tutti con tranne 3, 4, scusate, il resto ha tutto, no, vabbè, ok, perfetto. Allora, rosso, poi c'è questo bellissimo giallo e arancio, arancione, ok. Vi faccio proprio vedere da vicino, ragazze, sono stupendi questi cabochon. Poi c'è così, verde. E poi comunque qui ci sono tutte queste sfumature e si intravede anche il nero, questo. Poi c'è questo è molto particolare, eccolo qui. Poi c'è questo qui.
Questo che è quasi uguale a quello lì, ma ha altro, ha un'altra sfumatura. Adesso vi faccio vedere. Questo ha molto più verde, vedete? E questo è diverso proprio, si vede. C'è anche questa sfumatura arancione, c'è magari un po' più di argento, un po' più di blu e meno di verde, e anche un po' di nero. Quindi questi sono, diciamo, quasi uguali. Poi c'è questo, che è quasi uguale a questo, anche questo, perché diciamo questi cabochon sono unici proprio per via delle sfumature che vado a creare sul foglio che utilizzo. Vedete? Quasi uguali, ma non sono uguali. Ecco, così ve li faccio vedere meglio. Poi c'è questo, ok, questo è blu, c'è del nero, del viola un po' più scuro, cioè diciamo un viola e un rosa da questa parte, e anche questo è molto particolare. Dunque, questi sono quelli realizzati con questa tecnica aiuto. Poi ho due realizzati con la Petri Dish. Vediamo se mette a fuoco. Ok. Allora, questo è verde. E ho dato un diciamo, ho mosso il colore, quindi ho creato tipo questa spirale. Eccolo qui. Mentre questo è sui toni del corallo, e del giallo, e lo metto a fuoco. Metti a fuoco. Eccolo qui. E questo è semplice Petri Dish. Poi sempre c'è un'altra tecnica, questa qui. Questo è sul tono del nero e bianco, mentre qui c'è del nero e del viola e il bianco, ovviamente. Aspettate, vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua, questo è stupendo, ed è questo anche un pochino questo era in trasparenza, no, questo no, questo no, però ha questo effetto molto particolare e a me sembra una rosa, cioè almeno per me. Mentre questo, ecco, questo è in, a questo punto, in trasparenza. Qui al centro, ah no, pure qui c'è del viola, scusate, c'è del nero, del viola e il bianco, e anche qui c'è questo effetto di bianco in movimento. È bello questo anche. Se lo mettesse a fuoco, non lo vuole mettere a fuoco. Poi c'è questo. Questo è ok, questo è così. Allora, ho messo delle gocce di giallo, delle gocce di blu, diciamo che non è un colore pieno, in alcuni punti è trasparente,
cioè diciamo abbastanza trasparente, e si intravede il foil che ho inserito. Vedete? Questo è abbastanza particolare. Poi ci sono dei punti in cui il blu e il giallo si incontrano e quindi fa delle sfumature verdine. Questo è molto particolare. Questo quanto misura? Che questo mi sembra bello sostanzioso, ragazze. Ah sì, diciamo che è un 29. Che questi misurano quasi tutti così? Vediamo un po'. Daia, guardate che facci danni. Tra le mani di ricotta oggi cade tutto. Sì, diciamo quasi tutti sui 29 mm. Sì, 28 e 66, questi 28 84. Va bene, si aggirano così intorno ai 29 30 mm. Poi c'è questo che è totalmente giallo. Poi c'è il rosa. Questo è tutto rosa. Però non è chiaro come vedete, ragazze, un pochino più scuro, leggermente più scuro. Sì, e come lo vedete così, ecco così. Cioè così è più chiaro questo colore qui. E poi l'ultimo, che è questo qui, è un madreperla. Vediamo se si mette a fuoco. Questo è veramente bello. Ecco, dietro è ancora più bello perché si vede, ecco, questo pigmento che è fantastico, ragazzi, è veramente bello. Quindi, ecco qua, così si vede bene. Questi sono tutti i cabochon che ho che mi sono rimasti, alcuni li ho dati via e nulla. Quindi, ragazze, se siete interessate a qualcosa, fatemelo sapere. E niente, io vi saluto e poi ci vediamo con un video creazioni dove vi faccio vedere tutte le creazioni. Allora, mi sa che lo divido in uno, faccio video creazioni solo tessitura e un video creazioni solo resina e un video creazioni dove c'è la metal art e magari qualcosa in wire, così almeno accontento un po' tutte. Chi piace la resina, chi piace il wire e il metal art, chi piace la tessitura. Va bene, ragazze, io vi saluto, vi mando tantissimi bacioni e vi auguro una buonissima, una buona giornata. Ok, ragazze, ciao.